Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua con un'altra Golf GTI Performance 2018, nera, bellissima, con cerchi Brescia e con installato finale ragazzon da 102 libero. Bellissimo il suono, poi andremo a sentirlo. Vediamo le attivazioni fatte. Intanto, avendo il volumetrico, abbiamo attivato il beep in apertura e come potete vedere gli specchi sono ancora chiusi. Eccoci con le solite attivazioni di sempre su queste bellissime macchine. Abbiamo il quadro R, come potete vedere. Gli specchi si sono aperti all'accensione dell'auto. Su quest'auto abbiamo attivato il climatizzatore con ovviamente la funzione della velocità del vento e l'esposta. Abbiamo attivato il menu a 10 colori con attivo il cambio di colore ad ogni profilo. Spero che si riesca a vedere, oggi è una giornata bellissima. Vedete, comfort, normal, sport, individual. Oppure la solita configurazione manuale nel menu luci soffuse con la scala colori. Poi siamo andati anche ad attivare il menu off-road, così si possono leggere altre informazioni. E su quest'auto, dove era già presente la front camera perché ha già il riconoscimento segnaletica strada attivo APX-C, siamo invece andati ad attivare il lane assist completo. E quindi la macchina ora ha installato il lane assist, aggiungendo poi anche l'intensità del segnale, la risposta sul volante. Abbiamo attivato altre funzioni come il coming home automatico e coi fendi nebbia per dare ancora più cattiveria all'auto. E a questo punto, niente, andiamo a sentire un po' anche il suono dell'auto. Sentiamo il suono. Davvero corposo, molto 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 bello. Ragazzi, seguiteci, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti, alla prossima.